Un 3-1 arrivato con qualche difficoltà di troppo, ma che consente alla Morrone di tenere a debita distanza la Vigor Lamezia e alimenta le residue speranze di riagganciare in extremis la prima piazza. La Promosport ha lottato su ogni pallone, ma la compagine allenata da Tony Lio alla fine si è dovuta arrendere al maggior tasso tecnico di Villella e compagni. Svuotata l'infermeria, Stranges torna al 4-3-3 recuperando Ferraro e Cordua. Completa il reparto offensivo Maio, arrivato a un passo alla doppia cifra dopo la zampata odierna. In difesa, davanti a De Angelis, giocano De Luca e Scarnato. A centrocampo nessuna sorpresa, confermatissimo il trio composto da Casella, Marchio e Piromallo. Il primo acuto della Promosport. Bravo Elafa ad innescare il destro di Catanzaro che De Angelis deve in corner. Stessa azione dalla parte opposta con Lucia che dice di no a Ferraro. Al 15esimo però, un assist del capocannoniere del campionato mette Maio nelle condizioni di gonfiare agevolmente la rete, 1-0. Il gol paradossalmente ha un effetto rilassante sui padroni di casa, che lasciano spazio ai biancazzurri, per nulla intimoriti nell'alzare il baricentro e nel vincere i contrasti. Il pareggio insomma è inevitabile e viene annotato dai cronisti al minuto 36. Il lob di Elafa inganna De Angelis e termina la sua corsa alle spalle dell'estremo difensore. Nella ripresa la Morrone cerca di spingere sull'acceleratore, ma la formazione di Lio fa densità in mezzo al campo e si difende con veemenza. Stranges passa un 4-4-2 molto offensivo e dà l'ordine di cingere d'assedio l'area avversaria. L'occasione buona ce l'ha Ferraro, ma il colpo di testa è fuori misura nonostante fosse un metro alla porta. E Marchio invece, con uno stacco imperioso, a capitalizzare al massimo un corner battuto dal solito Granata. Quando la Morrone torna in vantaggio è il 31esimo, ma il sigillo alla vittoria arriva poi dopo qualche giro di lancetta d'orologio. Mazzei sponda centralmente e sfrutta il palo come sponda per calare il tris e chiudere i giochi.